Le origini dell'ebraismo sono scritte nella Bibbia ebraica. L'ebraismo è la religione monoteista più antica al mondo. Secondo la Bibbia, nacque con Abramo, che è stato il primo credente nell'unico Dio. La Bibbia racconta che circa 4.000 anni fa, Abramo e Dio fecero un patto. Dio avrebbe protetto e guidato Abramo, la sua famiglia e il suo popolo verso una terra fertile in cui poter vivere. Abramo, la sua famiglia e il suo popolo avrebbero adorato e glorificato Dio per tutte le future generazioni. Secoli più tardi, con Mosè, il popolo di Israele, che era schiavo in Egitto, fu liberato e condotto verso la terra promessa. Ogni anno, quando si festeggia Pesach, la Pasqua ebraica, gli ebrei di tutto il mondo si augurano. E l'anno prossimo a Gerusalemme. Questo augurio esprime la speranza di tutti gli ebrei di vivere insieme nella terra promessa. La parola Bibbia viene dal greco Biblia e significa i libri. La Bibbia è così importante da essere definita il libro dei libri. Originariamente in lingua ebraica, la Bibbia comprende la Torah, la parte formata dai primi cinque libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. La Bibbia ebraica, oltre a raccontare le storie dei patriarchi, come Abramo, Isacco e Giacobbe, racconta delle promesse fatte da Dio al popolo di Israele e delle vicende del suo popolo. Per gli ebrei, la Bibbia ha così tanta importanza che essi vengono anche definiti il popolo del libro. Durante l'infanzia, l'ebreo impara a memoria lunghi brani delle sacre scritture. Da adolescente discute sui passi più importanti insieme agli adulti. L'ebraismo ha in comune con il cristianesimo moltissime parti della Bibbia, ma non tutte. La sinagoga è il luogo in cui gli ebrei si ritrovano per pregare nel giorno di sabato. La parola sinagoga significa assemblea, proprio perché è il luogo in cui si riuniscono gli ebrei. La sinagoga ha sempre un lato rivolto verso Gerusalemme, in modo che si possano recitare le preghiere in direzione della città santa. In questo lato della sinagoga si trova un armadio, definito arca, in cui sono custoditi i rotoli della Torah. Una luce resta sempre accesa nella sinagoga, è la lampada eterna che ricorda la menorah, il famoso candelabro a sette bracci dell'antico Tempio di Gerusalemme. Le feste ebraiche sono davvero tante. Iniziano tutte la sera al tramonto, per concludersi il giorno dopo al tramonto. Il calendario ebraico è lunisolare, calcolato cioè sia sui moti del sole sia sui moti della luna. L'anno è quindi composto da 12 o 13 mesi da 29 o 30 giorni ciascuno. Le festività rispettano questo calendario e alcune sono legate strettamente alla stagione. Devono cioè celebrarsi nella giusta stagione. Alcune delle feste più importanti sono Yom Kippur. È la festa più importante e cade in autunno e conclude i 10 giorni di penitenza iniziati con il Capodanno, ebraico detto Rosh Hashanah. Si celebra 162 giorni dopo il primo giorno di Pesach, la Pasqua ebraica. Si digiuna, si prega, ci si pente dei peccati e si chiede perdono a Dio e ai fratelli. Nelle sinagoghe si suona la shofar, uno strumento ricavato da un corno di montone. Purim è il carnevale degli ebrei e ricorda la liberazione da Aman, il consigliere del re persiano che voleva sterminare gli ebrei. La coraggiosa regina Ester supplicò il re persiano che risparmiò il popolo. Tutti i bambini si travestono, portano in sinagoga dolci e sonagli, che agitano ogni volta che viene pronunciato il nome di Aman. Sukkot è una festa molto amata dai bambini, infatti tutta la famiglia, compresi i nonni, costruiscono capanne. La festa prende il nome dalle capanne di frasche che tutte le famiglie costruiscono in giardino o sul terrazzo. Così ricordano gli antenati che durante gli spostamenti nel deserto abitavano in capanne. Pesach. La Pasqua ebraica, il cui nome ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto e il periodo trascorso nel deserto. La cena di Pasqua è un momento molto importante per la famiglia ed è detta Seder di Pesach. In questa cena si mangia pane azimo, ovvero non lievitato, in ricordo degli antenati che non ebbero il tempo di far lievitare il pane.
Le erbe amare, altro cibo presente nella cena, ricordano l'amarezza della schiavitù. Durante la cena, ogni anno, il più piccolo della famiglia domanda: perché questa cena è diversa dalle altre? Il più anziano della famiglia inizia così a raccontare la storia dei patriarchi e la fuga del popolo ebraico dall'Egitto. Hanukkah. La festa delle luci che ricorda come più di 2000 anni fa gli ebrei erano sottomessi dal re siriano Antioco IV Epifane. Riuscirono a riconquistare la loro libertà e il loro tempio e vollero riconsacrarlo. Si racconta che in questa occasione fu ritrovata una piccola lampada con dentro poco olio, che poteva bastare per illuminare il tempio un solo giorno. Ma per miracolo bastò per 8 giorni interi. Così tutti gli anni, per 8 giorni, si accende un candelabro a 8 bracci e lo si mette alla finestra, perché tutti possano vederlo. Bar Mitzvah. È il giorno in cui i ragazzi dimostrano di essere diventati maturi. Si chiama Bar Mitzvah per i maschi e avviene a 13 anni e Bat Mitzvah per le femmine e avviene a 12 anni. In questa occasione i ragazzi sono chiamati a leggere, in sinagoga, un brano della Torah davanti alla comunità.